Salve a tutti signori, va bene, va bene. Sto provando a migliorare i video, spero si capisca. Ho fatto una schermata più godibile dagli smartphone e soprattutto che non richiede 850.000 zoom per far vedere i dettagli, quindi sì, potete applaudire alla fine, ok? Questo per dire che io spendo veramente i miliardi per questo canale e quindi dovreste giustamente ripagarmi col mio Patreon, che io ringrazio perché è l'unico modo che ho per andare avanti. No, non è vero. No, più che altro la vera domanda è: ma perché ho continuato a guardare il microfono per fare questa intro? Guardate, la tengo così solo perché. Cominciamo su AliExpress andando a cercare le peggiori marche di smartphone che veramente mi vengono in mente. Negli anni c'è stato veramente di tutto, di marche cinesi che ci hanno provato. Alcune sono solo cloni, altre sono proprio cacca. Cioè, un connettore Type-C magnetico, nerd, così. Cominciamo con la nostra vecchia conoscenza Elephone, famosa per aver fatto quella specie di copia dell'S7, qualche smartphone che sembrava conveniente così quel mese lì, e poi basta, ce la siamo dimenticata. Sono passati anni, vedo che non smettono di usare i MediaTek e soprattutto vedo che non hanno ancora imparato a fare gli smartphone Elephone 11, cioè il traduttore non risparmia neanche loro. Allora, intanto è un deca-core e questo non so se è vero, lo andremo a valutare subito tramite la pagina di MediaTek, che dice Premium Clocked 3 Cluster Deca-Core 64-bit World Model. Diciamo che i MediaTek come questo, che mi sembra anche vecchietto, non è proprio recentissimo, li mettono sugli smartphone che devono costare praticamente niente. Questo è il video promozionale, che è solo un tizio lì in Elephone così col telefono fa. Ecco, a me questa banda rossa dietro non è che convinca molto. Penso che... ah, Spider-Man. Glasses free 3D. Cioè, 3D sta roba qui. Guardate, le montagne escono, ma escono. E non è... ma io ce li ho gli occhiali però. 2.75D, ma dopo quante cazzate. Quello che sta cercando di dirci qui, Elephone, è che la loro incredibile capacità ingegneristica ha permesso di mettere nello spazio di un 5.99 pollici, che di solito fa la concorrenza, un display da ben 6.0 pollici. Questa qui è merda. Qui vabbè, le solite feature del cavolo, il dual sim, il sensore di impronte tipo vecchio, la modalità beauty, che non ho veramente capito chi va a utilizzare questa roba qui. Doveva essere una galleria, questa probabilmente è uno screenshot di una galleria, ma come vedete non è che si può andare avanti e indietro, proprio perché non è una galleria. Ovviamente il tutto è gestito dall'ultima versione di... ah no, questo è falso. Scusate, ho visto un Aukitel e ho dovuto premerci, perché anche questi, cioè se vi siete dimenticati di questo, beh, non avete vissuto gli anni migliori degli smartphone. Beh, c'è da dire che questo però cerca di copiare tutte le tecnologie interessanti, perlomeno, tipo il blind hole display, che nel senso c'è solo il buco, e Q, che qui figurati se non c'è il giocaccio cinese con le tipe, ovviamente, la bussola. E qui giustamente un confronto con la concorrenza, quale Xiaomi e Samsung, dove si vede chiaramente che il display è più grande, c'è più RAM, c'è più ROM, c'è più camera. Ecco, questo qui è il tipico italiano che dice: la mia non può essere una recensione, perché una recensione, perché Amazon chiede un film, cosa c'entra Amazon? Praticamente prima di accendere il telefono, sei un mongolo, non è una recensione, sono due cazzate che spari. Questo russo invece dice, circa il telefono, quindi riguardo il telefono immagino, non lento verso il basso, quindi è lento sopra. AnTuTu leggermente inferiore ai 100 kPa. Con le telecamere non è chiaro, ma in buona luce rimuove Demolish, che sarà qualche sorta di entità maligna. Questo non scrive niente. E poi, come additional feedback, dice bussola no. Il telefono non segnala i contatti. Ma cazzo, non è che deve fare tanto un telefono. Ho avuto per scaricare un'altra applicazione contatti, Photogvan, non so se l'avete mai usata, peggio che su 11 Plus con una macchina fotografica. Certo che per aver sparato tutta sta merda ha messo comunque 4 stelle. Vabbè, la gente sembrerebbe anche soddisfatta di questo telefono, solo che non capisco perché non prendere uno Xiaomi a questo prezzo qui. Boh, a voi quale ispira di più di quelli che passano qui? Perché a me sembrano tutti uguali. Ho premuto questo solo perché c'è scritto 11.000 mAh di batteria.
Solo per quello. Si parla sempre di MediaTek, sempre di un 6 pollici e qualcosa, Android Pie, fotocamera posteriore a 16 megapixel, insomma, siamo una barra due generazioni indietro rispetto a quello che trovate attualmente sul mercato, però questo costa... Ma cazzo, non costa neanche poco, ma che cazzo se la compra sta roba? Adesso io sta cosa della batteria, secondo me, non esiste più come problema, perché alla fine con la carica veloce e delle batterie da 4000 mAh passa, non serve, perché tanto lo carichi la sera e basta, non lo so, vabbè. Beh, potete decidere se averlo in versione tipo fibre di carbonio, che quasi ci si dà essendo molto squadrato, oppure sto schifo in pelle di rino bisonte, che è proprio una cosa inguardabile. Invece con 100 euro potete portare a casa un Alcatel C16 del telefono mobile Android. Dovete sapere che questo smartphone è dotato di 5.71 pollici HD display, di Android 9.0 torta, di un biolivello di metodo di sblocco, doppio protection, e di un breathtaking dual cameras. Cioè proprio... Che merda! Questo deve far schifo in una maniera indecente. Qui in mezzo probabilmente ci dovevano essere foto, Android 9.0, una più semplice vita, in che maniera me lo devono spiegare, stabile quad core process, sì, viola. Le recensioni qui sono state un po' più cattive, però comunque il telefono è molto fresco, il telefono è venuto abbastanza veloce, che brutto. Domande e risposte dell'acquirente, dove uno chiede che cosa Android? E la risposta è: in generale il dispositivo è cool, c'è un display wireless? Macchina fotografica 1 e poi merda. Secondo dammi. Pensavate non ci potesse essere niente di più economico? Beh, eccovi qui l'Xgodi A50. Nome che mi ricorda, e ora che ci penso anche la forma, un certo modello di Samsung abbastanza famoso, ma credo sia semplicemente una coincidenza. Allora, la RAM è da 1 GB e questo lo reputo abbastanza limitante per uno smartphone nel 2020. Però vabbè, ok, costa 50 euro. Non prende il 4G. Ok, costa 50 euro. Fotocamera posteriore da 5 megapixel. Ok, Bluetooth un po' andato. Batteria da 3000 mAh. Però dentro vi danno una pellicola della protezione dello schermo più un trasparente caso. Però esteticamente non è male. Vorrei vederlo nella realtà. Certo, qua dietro è abbastanza inguardabile, tipo proprio da vecchissimo smartphone del cazzo. Lo schermo si apre, non si connette a internet, i tasti sono bloccato, si dice che è collegato ma la pagina dice che non c'è nessun collegamento. E chi diamo ragione, alla pagina o al venditore? Ingannato con la quantità di memoria, invece di 4 GB sono 2, abbastanza per un paio di applicazioni. Purtroppo sì, lo so, sembrava un sogno 4 GB, invece sono solo 2. Precede tutti... No, scusate... Ciao, come trovare un guscio e un vetro temperato per questo telefono? Cordialmente. Se avete bisogno di più aiuto, di scrivere in questo modo. In che modo? Ci sono un sacco di domande senza risposta, tipo il valore e l'unità, funziona in Brasile e ha funzione di portoghese, buonanotte di non inviare in Brasile, buona giornata amico, questo dispositivo è ancora disponibile, ci vogliono come giorni per essere consegnati qui in Brasile. Questo è un dispositivo di cinese. Guarda, senza che ti risponda nessuno, te lo dico io, sì, è un dispositivo di cinese. Sfortunatamente il video si è interrotto qui. Certo potete... stavo scherzando, è che ci si vede la settimana prossima con la seconda parte, che veramente qui, lì troverò una marca che è veramente una cosa scandalosa.